Un'esperienza legata alla fede ma anche un gesto di gratitudine. Per la prima volta intraprendono un pellegrinaggio di metropolia in Terra Santa, in Israele e in Palestina. Sandro Salvucci, arcivescovo metropolita di Pesaro, Giovanni Tani, arcivescovo di Urbino, Urbania, Sant'Angelo in Vado e Armando Trasarti, vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli Pergola. La partenza è prevista per il 10 agosto 2023 da Roma Fiumicino per raggiungere in aereo Tel Aviv. Seguirà il trasferimento in Pullman in Galilea con arrivo a Nazareth verso l'ora di cena. Fino a giovedì 17 poi si susseguiranno momenti spirituali e visite come alla Basilica dell'Annunciazione, alla Chiesa di San Giuseppe, al Monte delle Beatitudini, alla Grotta della Natività, al Campo dei Pastori e alla Tomba della Vergine. Certo, è una bellissima opportunità perché andare in Terra Santa significa andare alle sorgenti della fede e dell'identità dei cristiani e le chiese che vivono sparse per il mondo, le chiese che vivono nel Pesarese fanno questo cammino verso la chiesa che è la madre di tutte le chiese, laddove tutto è iniziato, dopo i fatti che conosciamo bene della Pasqua, della morte e risurrezione di Gesù e della Pentecoste, quando Gesù appunto ha promesso e ha donato lo Spirito Santo affinché gli apostoli e i cristiani, i suoi discepoli, fossero suoi testimoni, annunciatori del Vangelo, della buona notizia, della pace, fino agli estremi confini della terra. Per noi tornare lì significa ripartire da dove tutto è iniziato, significa ridare slancio alle motivazioni della nostra fede, ritrovare le radici e ripartire quindi anche con un impegno rinnovato, tornando a casa per essere testimoni qui di quel Vangelo che Cristo ci ha donato. La formazione dei gruppi per ogni diocesi verrà realizzata seguendo la data di iscrizione. Ogni gruppo sarà composto al massimo da 50 partecipanti e in base al numero complessivo verranno stabiliti costi e dettagli. Tratterà di capire quante sono le persone e come il numero delle persone e come poterle distribuire nelle location in degli alberghi e vedere appunto dal numero dipenderà anche dipenderanno i voli e quindi aspettiamo di avere le iscrizioni e le preiscrizioni perché avverranno online, le preiscrizioni saranno online nei siti delle varie diocesi attraverso il QR code con una scadenza il 30 gennaio e invece le iscrizioni avranno scadenza il 10 di maggio successivamente sempre attraverso i siti delle varie diocesi attraverso il QR code. Presente in conferenza anche la responsabile dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo che partecipa all'organizzazione del progetto. Questa esperienza può far rinascere veramente il desiderio del viaggio, di tornare in questa straordinaria terra, regalando un'esperienza unica a tutti coloro che la vorranno vivere fino in fondo. Israele cresce ogni giorno, cresce nella sua offerta turistica, cresce anche la possibilità di collegarsi anche da altre città, non soltanto appunto da Roma a Milano, con anche dei collegamenti molto vivaci e immediati. E soprattutto ai pellegrini stiamo cercando di offrire il meglio. In questi due anni abbiamo lavorato moltissimo, per esempio, per accrescere alcune strutture tipo i cosiddetti tre stelle, per offrire al turismo religioso una ampia possibilità di scelta sempre in crescita. Queste esperienze saranno quelle che veramente porteranno a un ritorno del pellegrinaggio come doveva essere, un'esperienza della vita per la vita e che continua nella vita di tutti i giorni.